Una corona dall'oro alla gabbianara commemora le 32 vittime del naufragio della Costa Concordia. Sono passati 8 anni da quando la nave da crociera, urtando le scogli del Giglio, si ritrovò adagiata su un fianco sullo scoglio della gabbianara. E sull'isola è tornato Franco Gabrielli, ora capo della polizia, ma 8 anni fa responsabile nazionale della protezione civile, e che in 3 anni portò via la nave dal Giglio. Ci sostenevamo a vicenda perché io avevo perfettamente presente la complessità e l'incertezza, però al tempo stesso bisognava infondere fiducia. Io vorrei ricordare che i vivi non sono i morti, che si sono distinti. Durante la mattinata una messa con Don Lorenzo che benedice la Madonna che quella notte era all'interno della chiesa della nave e che dopo lo smontaggio effettuato a Genova è tornata in qualche modo al Giglio e adesso è custodita sull'altar maggiore. E poi ci sono ancora le storie nitide dei gigliesi. È che a un certo punto verso mezzanotte si sono spente tutte le luci, eravamo sotto con la scialuppa e ci è presa la paura perché non ci tornerei sotto quella nave così, perché se cascava di colpo eravamo sotto anche noi a quel punto. Abbiamo visto tutta questa gente vestita con gli arredi sacri della chiesa, con tutta la roba che trovavano perché erano tutti bagnati. La maggior parte di loro chiedeva la stazione dei treni per ritornare alla svelta a Savona. E quando gli dicevi che dovevano riprendere un traghetto, una nave per tornare sulla terraferma, erano disperati. E poi c'è una storia inedita. Cioè il capitano Medi ha preso un mazzo di carte e è andato in albergo a giocare. Ecco, la cosa peggiore che ho sentito dire a Giglia è questa, poi non le dico altro.